provincia riesce ad entusiasmarle e a dare soprattutto un tributo di grazie per quello che ha fatto con l'Avellino in un ambiente che era diventato abbastanza difficile, prima fase e seconda fase. No, innanzitutto ringrazio questa meravigliosa tifoseria. Io quando parlo di tifosi parlo sempre di comunità, perché è aperta, l'ho toccato con mano da tutti i paesi dove sono stati, Lago d'Aceno a questa parte di provincia. C'è un grande amore per l'Avellino, per la maglia, e merita grandi soddisfazioni. Speriamo che ne possano arrivare. Da parte mia non posso fare altro che ringraziarli. Mi spiace come allenatore di non essere riuscito a fare di più di quanto è stato fatto. È stato un anno discreto, sufficiente, è sembrato più brutto perché poi nel finale si è rotto qualcosina, sono persi dei punti importanti e allora dopo anche la salvezza è diventato un obiettivo vero, mentre diciamo che in linea di massima 10 domeniche alla fine eravamo quasi salvi, poi si è un po' complicato. L'importante è che l'Avellino ancora abbia mantenuto la categoria, visto proprio l'andamento, e che poi possa programmare un futuro migliore. Mister, analizzando un pochino la classifica, ne possiamo approfittare perché abbiamo qualche minuto in più rispetto alle altre volte. Analizzando la classifica, la parte sinistra, ci sono delle squadre che rispetto all'Avellino hanno avuto, a mio parere, solo un po' di fortuna in più, perché l'Avellino, come ha detto lei, 10 partite dalla fine, aveva su per giù i punti che sono serviti per salvarsi, quindi un po' di fortuna, qualche infortunio di meno e qualche cosa che non è andato per il verso giusto, l'Avellino era lì. Ma sicuramente tutte le componenti, ne dite tante, quindi sono tutte un po' messe assieme. Diciamo che qualche punto in più l'avremmo chiuso e avremmo dovuto farlo, a dia dei 49, penso che in una media più o meno sui 54-55, poi non ci consentiva forse di arrivare ai playoff, però in certi momenti del campionato, partiti come quella con la Ternana, che è stata un po' il giorno del mio esonero, ma quella con il Bari in casa, con lo Spezia stesso, bastava che due di queste partite le abbiamo perse e avremmo meritato sicuramente di vincerle, perché abbiamo fatto dei primi tempi veramente molto belli, o il secondo con il Bari dove le abbiamo dominati, quindi erano punti pesanti. Secondo me lì è stato quell'incastro che ci avrebbe potuto rilanciare in zona playoff, perché alla fine, quando sono andato via, quei 10 partite alla fine non mancava ancora, non erano lontanissimi o proprio improbabili. Era un peccato però perdere quei punti con la Ternana dopo quella prestazione, oppure col Bari dopo quella prestazione del secondo tempo che avevamo fatto. Questo è il grande rammarico. Secondo me è stato il momento determinante per la svolta finale del campionato. Chiudiamo con una domanda. Un suo allievo meccaniero della Ternana, che è un mio amico, mi ha sempre detto, anzi all'inizio cammino disse: guarda, la lode principale di Mister Tesser è la signorialità, la professionalità e l'umanità. Lei va via, se va via dalla provincia di Avellino, con queste tre cose importanti che soprattutto la faranno restare nel cuore dei tifosi. Beh, innanzitutto mi fa piacere che un giocatore possa aver detto di me questo, mio ex giocatore a Terni. E quello che ha detto è il mio modo di essere, semplice, perché non faccio nulla di particolare, io la ritengo la normalità. Io sono venuto da Avellino, ho uno scudetto, ho una maglia che rappresenta una comunità, ho una società che mi ha dato fiducia, e quindi ritengo che sia normale impegnarsi e fare il meglio delle proprie possibilità. Ho detto prima, avrei voluto fare contribuire, perché non faccio io, contribuire a fare un qualcosa di più e di meglio. Per quest'anno è stata la salvezza. Accontentiamoci, sperando che per l'Avellino ci siano tempi migliori. Io sicuramente non sarò qui, andrò da altre parti, mi porterò un pezzo sicuramente di Irpinia con me e spero di far bene dove vado.